Buongiorno a tutti. Oggi vi presento l'asilo nido Libellula, che si trova nei pressi del quartiere Oreto e precisamente in via Largo Testa 3A. Il nostro asilo viene inaugurato ufficialmente nel 2008. Quando ormai sembrava già tutto pronto per l'apertura, ivi compreso il nome, ci accorgiamo della presenza di una bellissima libellula blu, che nonostante i vari tentativi di cacciarla, rimase all'interno della struttura svolazzando da una stanza all'altra. Abbiamo così pensato di attribuire e dedicare il nome dell'asilo a questa splendida creatura. Questa simboleggia l'introspezione, che insegna ad andare oltre le apparenze, e la libertà, principi chiave per lo sviluppo personale. Inoltre la libellula rappresenta il cambiamento ed è proprio questo concetto correlabile alla vita e alla crescita dei nostri bambini e bambine che saranno i protagonisti artefici della nuova società. Adesso vi parlo della struttura, che è colorata, accogliente e confortevole. Ci sono degli spazi dedicati ai laboratori, in cui vengono effettuate attività che stimolano la manualità e creatività individuale. Vengono utilizzati colori, gessetti e materiali alimentari. Spesso facciamo dipingere con polpastrelli, mani e piedi. Questo permette di esprimere emozioni con un linguaggio vicino a loro, fatto non di parole ma di forme e colore. All'interno tutto in miniatura, lettini, sedie, tavolini e servizi igienici adatti alla loro età. All'esterno del nostro giardino si può ammirare il prato verde, i fiori e gli alberi. Ci sono due aree attrezzate con giostrine, scivoli, panchette e bici che servono per stimolare le abilità motorie e promuovere la coordinazione, l'equilibrio e l'apprendimento. Il nostro asilo, con una grande famiglia, accoglie bambini e bambine di ogni religione, lingua e cultura, dove si condividono i diversi valori e dove le differenze non sono elemento di conflitto, ma arricchiscono il nostro bagaglio culturale. La parola chiave del nostro asilo è lasciare fare, in quanto, come ci ricorda l'esperto di pedagogia curativa Rudolf Stein, dietro ogni contenitore si cela una meravigliosa individualità che deve essere curata, fatta emergere ed esplicata. Infatti, in tal senso, tutti vengono aiutati ad esprimere le loro potenzialità uniche, irripetibili e innate, mediante le attività motorie e manipolative. La giornata al nido è scandita dalla routine, accoglienza, momenti ludici e creativi, pranzo, cambio, riposino e uscita. Questo permette di acquisire una certa autonomia spazio-temporale e da questo emergerà la consapevolezza dei momenti che verranno trascorsi durante il giorno. Infine vorrei ricordare le attività dedicate alle festività, che sono le preferite di tutti, in quanto sono momenti di condivisione e di gioia anche con i genitori. Vengono organizzate rappresentazioni di gruppo con balli, recite e canzoni, il tutto accompagnato con stuzzichini, piatti freddi e tantissime torte. Adesso voglio salutarvi. Vi aspettiamo a braccia aperte nel nostro accogliente asilo.